29 dicembre 1890, il 7° reggimento cavalleggeri dell'esercito americano, armato con le micidiali mitragliatrici Hotchkiss, massacra 400 Sioux inermi, fra cui molte donne e bambini. Il 7° cavalleggeri vendica in questo modo i morti della battaglia di Little Big Horn del 1876, dove soldati americani guidati dal generale Custer erano stati sterminati dagli indiani.